Ragazzi, Lukaku doveva essere uno dei primi acquisti, doveva arrivare a luglio, doveva farsi, non dico tutti e due i ritiri, ma almeno il ritiro di Castelvisano se lo doveva fare, perché in questo modo entrava in condizione. Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario Detto del Darion e oggi in questa vigilia di Napoli-Bologna siamo qui riuniti per commentare quello che è successo ieri. Una giornata esplosiva, pazzesca, perché in serata il Napoli si è scatenato sul mercato e nel pomeriggio c'è stata la conferenza stampa di Conte. Ieri purtroppo non ho potuto parlare della conferenza perché avevo da fare. Quando sono assente succedono sempre le cose più incredibili, quindi questo video sarà bello corposo e direi di cominciare subito dalla conferenza stampa di Conte, una conferenza stampa dove io ho visto un Conte diverso da quello della settimana scorsa, un Conte dove probabilmente si è reso conto che certi atteggiamenti sono più nocivi che altro, un Conte dove secondo me su certe cose ha un po' corretto il tiro. Ecco, quindi cominciamo col parlare delle parole appunto di Conte pre-Napoli-Bologna. Allora, eccolo qua il mister che compare magicamente sui vostri schermi. Allora, prima domanda della conferenza stampa, subito il giornalista cerca di parlare del mercato, si aspettava questa situazione della rosa e del centravanti e qui Conte subito mette le cose in chiaro, dice indirizziamo subito la conferenza perché la settimana scorsa ho ricevuto forse una domanda sul Verona. Ora, è vero questo, perché la settimana scorsa si è parlato più di mercato che di partita contro il Verona, però è anche vero che Conte, specialmente l'ultima domanda, disse non parliamo di tattica, quindi diciamo, è anche il mister che la scorsa settimana ha un po' rifiutato domande sulla partita. Comunque, ci dice praticamente che riguardo il mercato dovete chiedere alla società. Io voglio parlare del Bologna. Gli chiedono poi della famosa frase che lui disse nel post Verona, dove disse il mio cuore sanguina e spero che sia lo stesso anche per i calciatori. Quindi gli chiedono se ha visto appunto questo cuore sanguinare anche da parte dei calciatori. E Conte ci fa un po' un recap della partita col Verona, cioè ci dice che ci sono state due partite, una nel primo tempo dove il Napoli ha comandato, dove non abbiamo mai subito tiri e ha, diciamo, appunto comandato la gara, nel secondo tempo invece è stato tutto diverso, sembrava essere tornati all'anno scorso, il secondo tempo ha risvegliato vecchi scheletri. E qua una frase secondo me importante. Io pensavo che tante cose fossero cancellate, ma sono riemerse in modo importante. Ecco, qui secondo me Conte forse ha fatto un errore di valutazione quando è arrivato, cioè forse lui pensava che tutto quello che era successo l'anno scorso, chiudi il libro, apri un altro libro, i problemi magicamente scompaiono e si riparte da zero. No, evidentemente si è reso conto che i problemi sono così radicati, così profondi, che non era sufficiente magari cambiare l'allenatore e ripartire da zero, ok? Io posso dire che la rinascita del Napoli l'ho basata su un gruppo di 10-12 giocatori, e quindi qui si spiega il perché tante di queste cessioni che stanno arrivando. 10-12 giocatori che hanno scritto pagine importanti nella storia del Napoli e devo dire che sono ragazzi super per bene. Quindi ritorna questo tema dei ragazzi per bene. C'è grande applicazione, voglia e entusiasmo. Mi ha fatto piacere che hanno preso coscienza di ciò che è successo e sono convinto che loro sono i primi a non voler ripetere certe situazioni. Ecco, quindi qua vediamo un po' un Conte che rispetto alla scorsa settimana, un po' più ottimista, un po' più fiducioso nei ragazzi. La base è solida, ho fiducia in loro e loro in me. Fiducia che fatico ad avvertire nell'ambiente e nei media. E qui probabilmente si riferisce un po' a quella parte dei giornalisti che chi parla di dimissioni imminenti, chi parla di un Conte incazzato con De Laurentiis. Quindi diciamo che la fiducia da parte dell'ambiente, cioè la mancanza della fiducia da parte dell'ambiente ci può anche stare, secondo me, perché noi comunque pronti via, annuncio di Conte, tutti felici, contenti, tutti con l'entusiasmo a mille. Vedi il mercato che parte bene, quindi l'entusiasmo sale ancora di più. Poi vedi questo mercato che rallenta, vedi il 3-0 col Verona e l'entusiasmo cala a picco e si ritorna, diciamo, nella depressione dello scorso anno.
Io penso che l'entusiasmo lo porti con le vittorie, innanzitutto, e con una strategia chiara e ben visibile da parte della società sul mercato. Ripeto, il mercato era partito bene, perché era partito bene, con Buongiorno, con Rafa Marin, anche se su Rafa Marin Conte, diciamo che non dico che l'ho abbocciato, però l'ho un po' rimandato col debito. Poi c'è stato gli intoppi, i rallentamenti. E quindi, ripeto, secondo me è normale che l'entusiasmo della piazza, la fiducia venga un po' a mancare, specialmente dopo la disfatta di Verona. Come si affronta il Bologna? E poi domanda su Buongiorno se recupera. Ecco qua, cioè, Conte dice parliamo del Bologna, però poi dà una risposta sulla Bologna, secondo me, un po' troppo banale, un po' troppo che si ferma sulla superficie, no? Dice è una squadra ottima. Lo scorso anno hanno fatto 15 punti in più rispetto a noi. Squadra fisica, intensa, esterni forti negli uno contro uno in ripartenza. Sarà una partita dove dovremo giocarla al 100% e dove il Maradona dovrà fare il Maradona. I ragazzi hanno bisogno di sentire la fiducia. Ecco qua, caro Conte, se ti aspetti che il Maradona ti spinga, ti sostenga, penso che rimarrei un po' deluso perché, ragazzi, cioè, lo stadio è una cosa che ho ripetuto sempre da quando ho aperto il canale. La nostra non è una tifoseria che ti spinge H24, che dal primo fino al 90esimo urla. È una tifoseria che si fa trascinare, ecco, da quello che succede in campo. Se segni, se convinci, il pubblico applaude e ti sostiene. Se il gol lo prendi, il pubblico muore, cioè il Maradona si spegne. Se Conte cerca sostegno da parte dello stadio, sarà un po' difficile. Per quanto riguarda Buongiorno, dice che si sta allenando, valutiamo giorno per giorno, per noi è importante. Ecco, io qua ripeto, perché avete tolto il report allenamento? Secondo me era importante, specialmente quando nel report dicevano, ma che so, giocatore tot ha svolto personalizzato in palestra, personalizzato in campo, ha svolto lavoro nel gruppo. Tu da quelle cose capivi se un calciatore era convocabile o comunque arruolabile dal primo minuto. La dicitura personalizzato in campo ti faceva per esempio capire che magari veniva convocato ma non giocava. Cioè, i report allenamento secondo me erano delle cose importanti che dovevano rimanere. Non capisco perché si sono tolti. Tanti dicono richiesta di Conte. Non lo so sinceramente, ma per me hanno fatto un errore grosso a toglierli. Si parla poi di Neres. Gli chiedono che giocatore è e diciamo che Conte, da come risponde, fa capire che era un acquisto che lui voleva, perché lo ha, diciamo, ha detto cose molto positive. Ha grande qualità, fantasia, bravo ad attaccare lo spazio, può giocare sia al posto di Politano che di Kvara, come abbiamo visto anche nel video dove abbiamo studiato Neres, un giocatore che gioca sia a destra che a sinistra. Lo abbiamo preso dopo un bel corteggiamento durato un bel po', ecco, quindi qua una frecciatina sulla lentezza sul mercato. Siamo contenti, ha bisogno di tempo per inserirsi, ma è un ragazzo forte e verrà con noi col Bologna, quindi verrà convocato col Bologna e ci ha praticamente detto che inizialmente non sarà titolare, ma io penso che sul breve medio periodo diventerà un titolare, perché ripeto, è un acquisto che ha voluto fortemente Conte e dalla risposta si è capito. Domanda successiva. Gli chiedono se c'è un problema mentale o è soltanto un problema fisico dovuto ai carichi di lavoro. E qui Conte dà una bella risposta perché dice: i carichi quando le cose non vanno bene, ci si rifugia sul discorso fisico per non vedere la realtà. Quindi si usa l'alibi dei carichi di lavoro come scusa quando in realtà non è quello. Perché poi, ragazzi, io penso che se ha un problema fisico si capisce. Io non ho visto a Verona una squadra che fisicamente arrancava, faceva fatica. E infatti lo ha detto anche Conte. Noi abbiamo corso come loro, quindi come il Verona, col 70% di possesso. Quando uno non ha la palla, corre di più. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di non essere pronti a prendere un cazzotto. Qui c'è la metafora con la box. Al primo cazzotto siamo andati giù. Durante un match i cazzotti si prendono, ma si sta in piedi.
Se cadi ti rialzi, poi devi darlo tu il cazzotto, quindi metafora per far capire, tu puoi anche pigliarlo il gol, però poi devi reagire, devi anche aumentare, diciamo, il giro del motore, e poi il gol devi farlo tu agli altri. Noi invece abbiamo preso il primo gol e siamo andati KO. Ecco, questa risposta mi piace molto perché Conte ha fatto capire che è un problema di testa, di reagire alle difficoltà. E perché questo avviene? Perché questi sono i calciatori che l'anno scorso hanno vissuto un trauma, sono arrivati decimi, e quindi nella loro testa ormai, secondo me, c'è tanta di quella negatività, c'è tanta di quella mancanza di fiducia in loro stessi, che alle prime difficoltà si sciolgono. E non so sinceramente se si può risolvere questo problema. Io, come ho detto altre volte, per me il problema lo risolvi col mercato, cambiandone il più possibile. La vedo molto difficile, diciamo, risolvere questo problema. Di certo non ci vorrà poco tempo. E qui torniamo al tema dell'avere pazienza. Dobbiamo lavorare su un aspetto che non potevo conoscere, quindi qui si ritorna all'errore di valutazione. Forse è stato un bene che sia arrivato questo cazzotto forte subito, ci ha riportato tutti alla realtà e diciamo che ha anche velocizzato il mercato, perché guarda caso, dopo il 3-0 a Verona, si chiude Lukaku, si sta chiudendo Gilmour, è servito anche lato mercato questo 3-0. Poi hai sacrificato 3 punti, sperando che questi 3 punti a fine anno non siano decisivi. Quando le cose vanno bene sono tutti bravi, ma è nelle difficoltà che si vedono gli uomini veri. Ricorda un po' Uomini forti, destini forti. Abbiamo bisogno di trovare cose importanti dentro di noi, l'organizzazione, una parola tra di noi, anche un litigio, per provocare una scintilla che accende tutto. Ecco, questa risposta mi fa capire quindi che i calciatori tra di loro non si parlano. Guardate per esempio quando si prendono i gol subiti, no? Facce funebri, gente che non parla tra di loro, sguardi abbassati. Probabilmente Conte con questa risposta sta facendo capire che non c'è più una squadra, non c'è più una famiglia. Vi ricordate, no? L'anno dello scudetto io parlavo di famiglia, cioè di giocatori che sembravano appunto tanti fratelli che si volevano bene tra di loro e che vedevano in Spalletti il padre. Ok? Quindi questi calciatori. Probabilmente Conte si è reso conto che questi calciatori non vanno bastonati, ma vanno coccolati, vanno trattati come dei figli. Spalletti questo faceva. Coccolava ogni calciatore e lo considerava come un figlio adottivo. Tra Modena e Verona, 0 gol fatti. E qui vabbè, risposta diciamo abbastanza banale anche qui, cioè abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo concretizzate, dobbiamo essere più cattivi, più feroci sotto porta, più freddi. Io però sono dell'idea che la freddezza o ce l'hai o non ce l'hai. Anguissa la freddezza non ce l'ha. Lobotka la freddezza non ce l'ha. Devi comprare giocatori che hanno la freddezza, che buttano dentro i palloni. Anguissa e Lobotka non sono gente che hanno i gol nelle gambe e che hanno la freddezza sotto porta. Adesso domanda su Rafa Marin. E qui ragazzi, Conte, a differenza di Neres, secondo me, non dico che ha bocciato il calciatore, ma lo ha rimandato. Perché? Dice Rafa Marin è un giovane. Lui stesso ha detto che all'Alavés ha giocato un calcio molto difensivo. Qui abbiamo bisogno di calciatori bravi in costruzione perché comandiamo le partite. E qui diciamo che Conte conferma quella sensazione che io avevo avuto durante i ritiri, perché se vi ricordate, io dissi: Rafa Marin non mi convince tantissimo nell'impostazione. Praticamente ci ha detto Conte che Rafa Marin deve migliorare nell'impostazione. Quando lo farà, probabilmente lo cominceremo a vedere. E quindi, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace. Juan Jesus è la prima riserva in difesa, almeno per il momento. Poi, magari in futuro diventerà Rafa Marin la prima riserva. Nel calcio di oggi è un complimento essere persone per bene? E qui Conte ci fa capire che lui, quando parla di persone per bene, parla sull'aspetto umano, non sull'aspetto calcistico. Questi giocatori, come uomini, sono persone per bene. Perché a volte, dice Conte, puoi trovare anche delle merde. Quando hai uomini, ne esci. Poi durante le partite, se sei per bene, non significa che non dai dei calci. Ecco, quindi lui si riferiva all'aspetto umano, ma non è detto che se sei per bene allora devi esserlo anche sul campo. E qui torniamo, vi ricordate quando parlammo di Napoli-Milan, il quarto di Champions League?
l'anno dello scudetto. Anguissa che non fa quel fallo sistematico su Leao che poi va a segnare. Ecco lì, secondo me, c'è il punto della questione. Un giocatore può essere anche per bene come uomo, perché Anguissa, umanamente parlando, è una persona per bene, ma sul campo devi essere cattivo quando serve. Quindi è questo quello che ha fatto capire Conte. L'ultima domanda è quella che fa riferimento alle dimissioni. Dice il giornalista: qualcuno dice che se non viene accontentato Conte può prendere decisioni diverse, ovvero le dimissioni. E qui Conte ha dato una risposta molto chiara. Ha detto: a prescindere da ciò che succederà, io ho preso un impegno morale e umano non solo con i napoletani, ma anche con i calciatori, sui quali voglio ricostruire questo progetto. Ho un impegno umano per quest'anno e deve essere chiaro. Testa bassa e lavorare, faremo l'impossibile per ridare lustro al Napoli, portiamo pazienza e siamo positivi, ci stiamo rompendo la schiena, prima o poi il lavoro verrà fuori, io sono fiducioso perché vedo i ragazzi come hanno vissuto la settimana. Ok, quindi si vede un Conte più positivo, più ottimista, più fiducioso, però allo stesso tempo ci ha detto: io non mi dimetto. Almeno quest'anno. Qua ha dato una risposta a De Laurentiis per dire: io quest'anno mi prendo magari le critiche, mi prendo la cacca, mi prendo tutto quello che vuoi, mi sto zitto, lavoro, ma solo per quest'anno. Dal secondo anno in poi devi fare come dico io. Secondo me questo ha detto Conte e probabilmente questa è una risposta che nasce anche dal fatto che evidentemente Conte riguardo il mercato non è così tanto contento, perché se tu sei contento, sei felice, non penso che dai questa risposta, ok? Quindi qua diciamo che ha mandato un avvertimento a De Laurentiis: io quest'anno resto, faccio tutto, mi prendo anche quello che non mi dovrei prendere. Ma dall'anno prossimo la storia cambia, quindi come voler dire, stai attento, De Laurentiis, patti chiari, amicizia lunga, ecco. Per me ha dato questo tipo di risposta. Quindi ragazzi, questa è stata la conferenza di Conte. Passiamo adesso all'argomento mercato e parliamo un po' di quello che è successo ieri sera, ragazzi, perché ieri sera il Napoli ha finalmente, mi verrebbe da dire, messo la quinta sul mercato, perché sono uscite praticamente tre notizie. La prima sicuramente è quella di Lukaku. È arrivato finalmente l'Here We Go di Fabrizio Romano. Il Napoli e il Chelsea hanno trovato l'accordo per l'acquisto di Lukaku. Il Napoli pagherà 30 milioni di parte fissa più 15 di bonus. Questo è quello che dice Fabrizio Romano. Di Marzio invece dice 30 milioni più un 30% sulla futura rivendita. Ora, io sinceramente non credo alla versione di Di Marzio, perché sinceramente il 30% sulla futura rivendita per un 31enne non la vedo una cosa così sensata. Tendo più a credere a Romano, quindi 30 di parte fissa più 15 di bonus. Mo' i bonus non so quali sono, probabilmente saranno bonus legati ai gol fatti, bonus legati alla qualificazione in Champions, alla vittoria dello scudetto, non lo so, però ci sono 15 di bonus, quindi tu potenzialmente stai pagando Lukaku 45 milioni. Lato economico, secondo me il Napoli ha speso troppo, è una cifra secondo me esagerata per Lukaku, però il lato economico ci interessa fino a un certo punto. Qua torniamo a un discorso che ho fatto nei giorni scorsi, cioè il punto della questione non è il Napoli deve spendere i soldi, non è il quanto spendi i soldi, ma il come e quando li spendi. Ragazzi, Lukaku doveva essere uno dei primi acquisti, doveva arrivare a luglio, doveva farsi, non dico tutti e due i ritiri, ma almeno il ritiro di Castelvetrano se lo doveva fare, perché in questo modo entrava in condizione. Lukaku è un calciatore che fisicamente ci mette tempo per entrare in condizione. Noi non sappiamo in questo momento in che forma è, in che stato è. Doveva arrivare subito anche per magari inserirsi nello spogliatoio, conoscere i calciatori. È il quando in questo caso che è stato sbagliato. E io sinceramente non ho capito neanche la strategia del Napoli, perché tu praticamente hai dato i soldi che il Chelsea chiedeva da giugno. Il Chelsea ha sempre richiesto tra i 35 e i 40 milioni. Lo ha sempre chiesta questa cifra. E si diceva: Lukaku arriva dopo la cessione di Osimhen. Tu Lukaku l'hai preso il 23 agosto, spendendo la cifra che il Chelsea chiedeva da giugno,
e lo hai preso prima di cedere Osimhen. Ma a sto punto no. Ma allora perché non l'hai preso a giugno? Perché non l'hai preso a luglio? Cioè, che senso ha avuto aspettare il 23 agosto se le condizioni erano le stesse di luglio? Vedete, è il quando che è sbagliato, non è il quanto il problema, è il quando. Lukaku doveva arrivare prima, perché a parte che era la richiesta principe di Conte sul mercato, e qui apro una parentesi, diciamo che l'acquisto di Lukaku è un acquisto anomalo, perché De Laurentiis non ha mai speso tutti questi soldi per un 31enne. E in contemporanea, quindi, questo ci fa capire quanto ADL ha fiducia in Conte, perché altrimenti non avrebbe speso tutti questi soldi per Lukaku. Quindi questo acquisto ci certifica appunto che De Laurentiis crede molto in Conte, e allo stesso tempo, secondo me, gli sta anche dicendo: io ora ti ho preso Conte, sì, ti ho preso Lukaku, ti sto prendendo Gilmour, ti ho preso Buongiorno. Anche un modo per dire: io la squadra te la sto facendo, gli alibi adesso vanno a esaurirsi. E ci tengo bene a chiarire questa cosa, ragazzi, perché un paio di persone in questi giorni mi hanno criticato perché io non do le colpe a Conte. Ma io, ragazzi, in questo momento non riesco a darle le colpe a Conte, perché Conte sta lavorando con una squadra che non è quella che lui ha chiesto. Dal 31 agosto in poi, se tutti i giocatori che lui ha chiesto verranno presi, da quel momento in poi Conte non avrà più scuse. Ma in questo esatto preciso momento, per me Conte c'ha tante attenuanti. Poi nella partita singola, io l'ho detto, sia col Modena che col Verona ha fatto degli errori, ma nel computo generale è uno degli ultimi che ha delle colpe. Sono contento che almeno questa strada del centravanti è finita, e sono doppiamente convinto di quello che ho detto finora, cioè Osimhen verrà ceduto. Perché io non ci crederò mai. Lukaku prende. Quanto ha prende? Hanno detto che prendeva 6 milioni per 3 anni. Quindi ti vai comunque a prendere un calciatore che non ti ripagherà l'investimento fatto. Perché con Lukaku è un 31enne. Diciamo che lui in teoria dovrebbe essere l'usato garantito, che usi quei 2-3 anni, poi si vede. Quindi Conte ha avuto la sua punta, con ritardo. Io sinceramente nutro qualche perplessità sul rendimento del calciatore. Sono pronto ovviamente a essere smentito, perché io non sono uno che rimane fedele alla sua idea. Io voglio il bene del Napoli, e se Lukaku viene e fa 20-30 gol, io sono contentissimo. Quindi, questo è quanto per Lukaku. Passiamo al secondo giocatore, ragazzi, che è Gilmour. Ieri sera è arrivato un altro Here We Go da parte di Fabrizio Romano, che riguarda O'Reilly. Ora voi direte: che ci azzecca O'Reilly col Napoli? Ci azzecca, perché se vi ricordate qualche giorno fa dicemmo: il Napoli e il Brighton hanno un accordo con Gilmour, c'è soltanto da aspettare che il Brighton prenda il sostituto. Il sostituto è O'Reilly, che ieri sera è stato praticamente dato per fatto. Quindi, ragazzi, Gilmour automaticamente è fatto e dovrebbe fare le visite mediche lunedì. Prossima settimana, probabilmente, se viene tutto confermato, martedì uscirà lo scopriamo su Gilmour. Lunedì è dedicato alla partita col Bologna, lo sapete. Poi, se viene confermata anche la voce che dice che Lukaku fa le visite mediche martedì, allora il video dedicato a lui uscirà mercoledì. Quindi aspettatevi la settimana prossima un po' di video, diciamo, dove scopriamo questi due calciatori. La terza notizia che è arrivata ieri sera è che il Napoli ha fatto un'offerta ufficiale al Manchester United per McTominay. Ha offerto 25 milioni, anzi, 20, scusate, 22-23. Questo è quello che dice Pedulla. Lo United ne vorrebbe 30, quindi c'è una distanza di 6-7 milioni che io penso verrà colmata. Perché a detta di Pedulla, McTominay è un giocatore che ha chiesto Conte. Ok? Quindi il Napoli, ragazzi, finalmente sta mettendo la marcia, sta mettendo la quinta, sta finalmente accelerando le varie operazioni. Se dovessero essere confermate queste tre voci, quindi diamo per scontato che è arrivato Lukaku, diamo per scontato Gilmour, diamo per scontato pure McTominay, va, voglio fare l'ottimista. Cosa manca? Perché attenzione, il Napoli fa tre colpi importanti che vanno presi, ma non deve fermarsi a questi tre colpi, perché va preso l'esterno destro di centrocampo. Una cosa che mi sono dimenticato di dire durante la conferenza: quando Conte dice che Rafa Marino non è bravo in impostazione, secondo me sta automaticamente dicendo perché
usa di Lorenzo Braccetto, perché appunto di Lorenzo c'ha l'impostazione che non c'ha Rafa Marin. Quindi questo mi fa ulteriormente pensare che il Napoli non prenderà un braccetto sinistro, ma un esterno destro di centrocampo. Quindi manca quel giocatore, poi mancano le cessioni perché devi cedere Osimhen. E qui piccola parentesi, io non capisco sinceramente tutte quelle persone che si stanno facendo questi grandi discorsi. Ah, e De Laurentiis ha speso 100 e passa milioni senza cedere Osimhen. È proprio quello il problema. Cioè, che senso c'ha fare sti discorsi quando c'hai il mercato ancora aperto? Aspettiamo la fine del mercato e aspettiamo tutte le cessioni e gli acquisti che vanno fatti. Allora faremo il discorso su quanto ha speso effettivamente De Laurentiis, perché dire adesso ha speso 100 milioni non vuol dire niente, perché devi ancora vendere Osimhen, ci sono ancora cessioni da fare e anche altri acquisti. Sono discorsi che vanno fatti a mercato chiuso, dirlo adesso non serve a niente. Quindi chiusa questa parentesi, manca l'esterno destro di centrocampo, poi diciamo che il resto dipende dalle cessioni, quindi se cedi Simeone serve una riserva, ma non credo che verrà ceduto. Il centrocampista vice anch'essa dovrebbe essere McTominay. Gilmour dovrebbe essere l'altro centrocampista. Io dico, ho un mezzo dubbio sulla corsia di sinistra, perché sinceramente Spinazzola-Olivera non è una coppia che mi convince tantissimo. Il Napoli sta accelerando, ma non dobbiamo fermarci qui. Ecco, questo è il succo del discorso. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Sarà stato un video abbastanza lungo, me ne rendo conto, però ieri è stata una giornata piena di roba. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, ragazzi, mi raccomando, che è totalmente gratis. Se attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Io vi auguro un buon proseguimento di sabato, un buon weekend in generale. Noi ci vediamo domani sera col post partita di Napoli-Bologna. Forza Napoli sempre! E dai, dai, che il Napoli sul mercato si sta finalmente muovendo e sta finalmente portando a termine i vari acquisti che servono a Conte. Quindi, dai.